Situazione critica questa mattina sulle strade della provincia di Pesaro Urbino. La pioggia caduta ieri, mista al nevischio in alcune zone dell'interno e le basse temperature, hanno generato una patina ghiacciata sul manto stradale che ha provocato numerosi disagi. Alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni di incidenti, code e rallentamenti. Nella zona industriale di Bellocchia Fano, intorno alle 7.30, un'autocisterna che aveva appena scaricato ossigeno stava percorrendo via Dino Vampa, quando a causa del manto scivoloso si è girata su se stessa andando a sbattere contro un muro di recinzione. Il mezzo pesante, con a bordo un 25enne di Napoli, è rimasto intraversato sulla corsia di marcia opposta. Poco dopo, stessa sorte anche per un'auto, una Punto grigia guidata da un 30enne fanese. La vettura è finita sopra il marciapiede e poi contro il muretto di contenimento del fosso. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Fano per i rilievi di legge per chiudere un tratto di strada al traffico, il carro attrezzi e i vigili del fuoco. L'intervento dei pompieri si è reso necessario non solo per la messa in sicurezza dei mezzi, ma anche per la fuoriuscita di gasolio dal camion a causa della rottura del serbatoio. Le operazioni sono state coordinate dalla sicurezza ambientale. A Pesaro invece, sulla strada provinciale 30, alla Monte Labattese, due conducenti hanno perso il controllo delle loro auto, finendo nel fossato a lato della carreggiata. Anche in questo caso gli automobilisti ne sono usciti illesi.